La Grifo Perugia torna alla vittoria. In casa contro Musiello Saluzzo la squadra di Valentina Belia ha conquistato 3 punti importanti che consentono di riprendere un po' di quota in classifica e di riavvicinarsi al terzo posto, ora distante 6 punti. Nel primo tempo la gara non ha regalato grosse emozioni, la Grifo Perugia ha cercato di fare la partita ma non è riuscita a sfondare in zona gol. Diverso il discorso nella ripresa, dopo nemmeno un minuto Martina Ceccarelli ha trovato il guizzo e sbloccato il risultato. Al 21esimo ci ha pensato Bailon a tenere a galla la Grifo con una bella parata su iniziativa delle piemontesi. Poi al 25esimo è arrivato il raddoppio di Piselli, capitano della formazione primavera e subentrata nella ripresa. Nel finale la Grifo avrebbe potuto centrare anche il tris, ma la difesa del Musiello Saluzzo ha retto il colpo. È stata una partita da 2 volti, diciamo che rispetto alle partite precedenti abbiamo giocato un po' più sottotono, però è anche vero che oggi, come diceva il mister, l'importante era riportare 3 punti perché è quello che ci meritavamo. Senza dubbio con le squadre più blasonate abbiamo fatto gare migliori, però non riuscendo a conquistare la vittoria, quindi oggi, diciamo così, giocando un pochino più sottotono, però abbiamo senza dubbio meritato di vincere. Abbiamo come al solito sbagliato molti gol, però credo che la squadra si sta sempre più migliorando e quindi senza dubbio i punti poi servono anche a dare fiducia, quindi siamo sulla buona strada, speriamo di continuare in questo modo. Finalmente siamo riusciti a vincere la partita, quello che cercavamo i 3 punti, abbiamo giocato leggermente peggio della scorsa partita, però l'importante oggi era fare punti, sono contenta per quelle che sono entrate che hanno cambiato il volto della partita, sono contenta del gol della Piselli che è il capitano della primavera e quindi è un valore aggiunto anche per la prima squadra, quindi credo che siamo nella strada giusta anche con il risultato e continueremo così. Credo sicuramente che sia stata una buona partita, sia dal punto di vista dell'intensità che dal punto di vista tecnico, si sono viste cose buone e niente, siamo soddisfatti, credo.